molte aziende, oltre al vino, producono anche olio, formaggi, salumi e quant'altro. La Calabria è ricca da nord a sud, è ricca di varie prelibatezze agroalimentari. Nella provincia di Reggio Calabria c'è il bergamotto, che poi la fa da padrone, per arrivare poi a Cosenza, Santa Maria del Cerro, con appunto il cerro. Nella zona del Vibonese c'è l'anduja di Spilinga, famosissima, la cipolla di Tropea, sul Crotonese abbiamo il pecorino crotonese e così via. Quindi saremo qua ora a parlare dei prodotti agroalimentari calabresi. L'olio calabrese, che per fin troppo tempo è stato forse catalogato tra gli oli minori, oggi anche qua, grazie alla lungimiranza degli imprenditori, alla estrema qualità, al fatto che i tantissimi imprenditori olivicoli puntano anch'essi a fare qualità, perché hanno capito che in questo momento nel mercato, se non hai qualità, sei fuori dal giro. La nostra identità di italiani e la biodiversità che abbiamo ci permette di affrontare i mercati del mondo, dell'Italia, del mondo, con delle biodiversità di qualità. Allora, se noi riusciamo a fare, oltre alla biodiversità, anche la qualità, il mercato alla fine ci darà un premio, e un premio importante, che è quello del valore aggiunto che alla fine arriverà in azienda. Per fortuna la nostra azienda ad oggi esporta più del 70% della nostra produzione in 15 paesi diversi, quindi è un vanto per noi, per la Calabria e per il sud e per l'Italia stessa, perché noi all'estero siamo prima di tutto italiani. La Calabria ha tutte le caratteristiche di un pezzo di terra favolosa, perché ha mare, ha montagna, ha boschi, ha un po' di tutto, ha storia, e quindi questa nostra cultura in qualche modo la mettiamo in una bottiglia d'oro, la facciamo esprimere, e quella alla fine dirà tutto. Noi abbiamo fatto altro quello che 2000 anni fa fecero i nostri antenati, i romani, cioè alla fine l'olio, il 70% dell'olio dell'antica Roma veniva fatto per cosmesi. Quindi il 30 veniva per uso alimentare, quindi abbiamo solo copiato quello che 2000 anni fa i nostri avi hanno fatto, quindi facciamo la cosmetica, facciamo gli infornati, facciamo il panettone, facciamo i crissini all'olio extra, quindi abbiamo fatto sì che quello che si merita l'olio alla fine deve avere, quindi l'olio deve essere un po' su tutto, perché è il principe della dieta mediterranea. Noi siamo di Porto Salvo di Vibo Valentia, che è un paesino sulla costa tra Tropea e Pizzo, molto famosa come meta turistica. Produciamo panettoni e colombe e li esportiamo attualmente in 3 continenti. Lavoriamo con l'Australia, l'America e l'Europa. Il panettone principale, quello che ci rappresenta maggiormente, è il panettone Red Velvet, che è fatto con un colorante rosso naturale a base di barbabietola, che gli dà solo però il colore, e all'interno ha pezzettini di cioccolato. Però, ovviamente, essendo noi calabresi, lavoriamo tantissimo con quello che è la nostra cultura agroalimentare, quindi andiamo a valorizzare il bergamotto, i cedri, i fichi cosentini all'interno dei nostri panettoni. Vinitaly è soprattutto olio e cultura alimentare, perché il grande patrimonio italiano culinario è a 360 gradi, non si ferma al vino. Infatti l'attenzione che Sola Agrifood attira ogni anno ci dà la possibilità di esporre i nostri prodotti e di confrontarci con i produttori sia piccoli che grandi, per implementare una realtà italiana che ogni giorno esprime il massimo della propria cultura a tavola e ci rende famosi in tutto il mondo. Quindi noi siamo molto felici di essere qui a presentare i nostri oli e a parlare di quanto l'olio sia fondamentale sia per la salute che per la gioia che parte proprio dalla tavola. Scegliamo frantoi dove la pulizia ci è garantita, perché è fondamentale che le olive frante riescano ad esprimere il meglio dei loro sentori. Questo lavoro che noi abbiamo svolto verso la qualità ci ha già premiato, perché già l'anno scorso abbiamo avuto diversi riconoscimenti, ma quest'anno siamo i primi per quello che riguarda il fruttato intenso e il sol d'oro. Siamo i vincitori del sol d'oro nella categoria del fruttato intenso con l'olio Melodia, che sarebbe questo olio dedicato a mamma, che si chiama Maria Elodia, e che è un estratto da olivaggio, vale a dire dalla nostra Carolea.
europea, Roggianella, con un pizzico di coratina che ci ha consentito di ottenere questo prodotto veramente strabiliante che ha sorpreso il panel di assaggiatori del Sol d'Oro. Noi cerchiamo di far rivivere quelle che sono le ricette delle nostre nonne, i nostri antichi saperi e sapori, per cui lavoriamo le olive oltre che per la produzione di olio certificato bio monocultivar Carolea, lavoriamo proprio la Carolea con il metodo greco. Metodo greco significa che la deamarizzazione delle olive viene effettuata senza l'aggiunta di sostanze chimiche o conservanti e altro, si utilizza solo l'acqua e il sale e una volta che sono state addolcite poi vengono aromatizzate con i sapori della nostra terra, ossia origano selvatico, finocchietto selvatico, peperoncino, aglio e peperone dolce. Non ci sono appunto conservanti, vengono poi imbustate nelle confezioni sottovuoto, nelle buste sottovuote e sono pronte per essere consumate. Diciamo che attraverso questi prodotti noi cerchiamo di far rivivere appunto le nostre tradizioni e far vedere al mondo quello che la Calabria può offrire, perché la Calabria può dare tanto, è ricca di storia, è ricca di tradizioni, è ricca di cultura. Verona è sempre un'ottima vetrina, soprattutto per il mercato internazionale, ma anche nazionale, che è lo sfoggio della maggior parte della nostra produzione. E puntiamo tanto alla vendita estera, e c'è sempre più qualità dell'olio calabrese, grazie anche alla regione che ci appoggia e ci aiuta in queste manifestazioni sempre più importanti per noi. Siamo fortunatissimi per tanto microclima che c'è nella nostra regione, tantissime varietà, e naturalmente le dobbiamo sfruttare al massimo per produrre la più alta qualità possibile da offrire al mercato. L'olio calabrese è sicuramente un'eccellenza. Sì, è un'eccellenza che noi cerchiamo anno dopo anno di raggiungere sempre nel migliore dei modi. Ci stiamo affacciando a quella che è la qualità dell'olio extravergine di oliva, quindi passando dai vecchi metodi tradizionali a quelli nuovi e innovativi. Il nostro olio viene estratto a freddo, viene conservato sotto azoto per mantenere le caratteristiche organolettiche desiderate. E ci impegniamo molto sia in campo che in frantoio per ottenere il massimo della qualità. Dal nostro olio biologico noi produciamo anche i cosmetici che sono completamente naturali, biologici. È una storia che parte da lontano, insomma, con i nonni, i genitori, e poi siamo arrivati noi alla terza generazione che cerchiamo, insomma, di anno in anno di migliorarci, e ci confrontiamo con i vari concorsi che fanno specifici sull'olio. E spesso ci qualifichiamo, perché insomma fare l'eccellenza, che vuol dire insomma spendere tanta energia sia in campo che poi nella trasformazione in frantoio, poi arrivano anche delle soddisfazioni. Tutti poi importatori ovviamente vanno alla ricerca dell'olio di qualità, e magari questi concorsi, oltre a darci la medaglia o il premio, servono proprio per misurarci, per darci un'idea di quello che stiamo facendo, perché poi ogni annata è diversa, poi ovviamente con il cambiamento climatico non sappiamo mai dove si può andare appunto a finire, però ecco, il premio ci dà una misura, un termometro di quello che stiamo facendo negli anni. Siamo tre sorelle e ognuna di noi ha un compito specifico, che c'è chi sta nei campi e in frantoio e chi si occupa più della commercializzazione e quindi partecipa alle fiere piuttosto che insomma nei maggiori clienti. Adesso si può arrivare facilmente, perché grazie anche alla Regione Calabria c'è il nuovo hub di Ryanair a Reggio Calabria, all'aeroporto dello Stretto è diventato anche hub di Ryanair, quindi ci sono 8-9 voli sia nazionali che internazionali che permetteranno di arrivare più facilmente nella nostra regione e da là spostarsi più facilmente. Già Lamezia è un hub molto importante che fa molti milioni di passeggeri all'anno, Crotone si sta anche attrezzando e diciamo che è quasi tutta coperta la regione.